Carissimi amici, buon pomeriggio, ben trovati da Yuri Galgani per conto dell'Unione Sportiva Follonica Gavorrano qua dallo stadio Malservisi Mattini. Si gioca la 30ª giornata. Andrioli, palla in mezzo all'area e c'è l'autorete! L'autorete sfortunata da parte di... Differenze che questa volta la palla rimane in campo, c'è Liurni che punta Paparusso. Liurni, finta di Liurni che manda a sedere Paparusso, cross! E palla sul fondo, pezzo di bravura da parte di Liurni. Silla in percussione, Liurni, Silla e c'è la palla respinta. Cappelli, adesso Follonica Gavorrano, Coccia al limite dell'area, Coccia, conclusione deviata e pallone poi allontanato. Calcio lungo in avanti per Tigani, sovrastato ancora da Manganelli. Tigani, Barlettani, Tigani in area, Tigani tiro! E c'è la parata decisiva da parte di Conti. Esatto, intanto il vento ha aumentato molto di intensità, non si tratti di nulla di grave. E c'è il pareggio, fuori gioco. Aveva segnato Lucacchi dal vento, palla che danza in aria, viene intercettata da Origlio. Origlio sbaglia la presa Conti e c'è il fuorigioco. Nuovo calcio d'angolo, altro pallone pericoloso allontanato da Diernas. C'è la bella lettura di Manganelli che però sbaglia, porta sguarnita. Fontana rientra Corsi, Fontana tiro, palla deviata, rigore probabilmente non concesso, un fallo di rigore. Follonica Gavorrano batte 1-0 il Lornano Vadese, 3 punti importantissimi. Arrivederci al prossimo incontro casalingo, ringrazio ancora una volta gli sponsor che hanno permesso questa diretta.